Siamo qui al Palabursi a Rubiera, dove si è appena concluso l'incontro tra Siena e Conad Volley Tricolore, finito 3-0 per la squadra di casa, e siamo qui con il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro. Sindaco, com'è stata l'emozione di vedere la prima di campionato proprio qui a Rubiera ed essere in panchina con la squadra? Beh, è stato davvero emozionante, a dir poco, una cosa esplosiva. Devo dire che la partita è stata bellissima e sono molto lieto che, come dire, Rubiera, che per la prima volta ha avuto l'onore di ospitare una partita di questo campionato, di questo livello, in qualche modo si è dimostrata appunto casa. Questo vorremmo essere per il tempo necessario. Siamo qui con Federico Marretta, banda del Conad Volley Tricolore. Oggi sei stato protagonista di un'ottima prestazione con 10 punti fatti. Quali sono le tue sensazioni a caldo? Ma sono molto contento per me, perché volevo far bene per me, ma soprattutto per la squadra. E poi fa piacere che abbiamo giocato di squadra, perché era quello che ci serviva. E abbiamo portato a casa questo importante risultato contro una grande squadra che secondo me momentaneamente non sta giocando bene. E adesso lavoriamo bene e pensiamo già alla prossima. Oggi avete chiuso il match con una grande vittoria 3-0, vi aspettavate una partita così complicata? Allora, immaginavamo che, insomma, una partita difficile, perché loro venivano già da un 3-0 in casa. Sicuramente avevano un po' di pressione addosso, e quando giochi con certa pressione non è mai facile esprimersi al meglio. Noi forse non abbiamo fatto la nostra miglior partita, forse in ricezione abbiamo subito un po', però, insomma, come detto, contento anche i ragazzi che sono entrati dalla panchina. Ci hanno dato sicuramente una grossa mano per i break in battuta. E secondo me deve essere il life motive della stagione, giocare tutti, in momenti difficili c'è un cambio e provare sempre a dare il massimo.